Ottima partita quella che c'è stata tra Roma e Bayern in Champions, dove la Roma ha vinto per 4-2. Adesso vi esporrò la notizia, dandovi poi una mia opinione personale. Dunque, i giallorossi di Rudy Garcia hanno mostrato tutto il loro talento e la loro capacità offensiva, ma anche le loro, per così dire, amnesie a livello difensivo. Alla Bayer Arena di Leverkusen, sotto di 2 gol dopo appena 19 minuti di tempo, per via della doppietta di Hernandez, la Roma è riuscita però a rimontare già nel primo tempo, chiuso sul pareggio di 2-2, con la doppietta di De Rossi, nel secondo tempo altri 2 gol dei giallorossi di Pjanic e Iago Falque, ma 2 gol in 3 minuti di Tedeschi, 84esimo e 86esimo di Camp e Lemeli, hanno fissato il risultato sul pareggio, quindi su 4-4. La partita si è svolta bene, insomma, anche se all'inizio per la Roma è stata piuttosto brutta, ma per il Bayern all'inizio è stata positiva. Il Bayern Leverkusen ha schierato un 4-3-3, la Roma ha schierato un 4-4-2 all'arbitro per l'appunto, scusate, il recupero è stato di 0 minuti nel primo tempo e 3 invece nel secondo tempo. Vediamo insieme i gol nel dettaglio. Bayern in vantaggio sui rigori, concesso per una mano di Torosini su cross di Bellarbi, trasforma Chicharito Hernández con un piatto destro sulla terra che spiazza Bieschi. Poi al primo tempo sempre sbaglio di Lini che mette in gioco l'attacco tedesco, il pallone per il via in aria a Hernández che prima si fa ribattere il tiro da Szczęsny, quindi ribadisce la rete. Poi al 29esimo tempo da una sbocca difensiva all'altra, anche la difesa di casa concede sui sviluppi di un angolo, De Rossi quasi incredulo. Si trova solo davanti a Leno e lo batte con una ciabattata che supera sventura linea di porta. E poi al 38esimo la Roma che pareggia con De Rossi, al 9 minuto del secondo tempo Roma in vantaggio con Pjanic, al 28esimo del secondo tempo la Roma che serve il poker con il 2 Gervinho Franché, un ottimo Gervinho che sta dando veramente ottimi risultati, come sta garantendo un gioco che continua ad affascinare i nuovi giallorossi e non solo. E poi al 41esimo del secondo tempo Meneghi che firma il pareggio da cui hanno un cross da sinistra e che stacca nel secondo palo a pochi passi da Szczęsny. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque una partita che ha veramente tenuto sul filo del rasoio le due formazioni, ma che comunque ha portato la Roma a vincere per 4-2 contro un Bayern che all'inizio si è per l'appunto imposto con un gioco fluido, un gioco dinamico, un gioco piacevole, ma al tempo stesso forte e volitivo, ma poi è pian piano sceso ed è precipitato in un oblio. Grazie.